ed il Foggia è subito pericoloso con Rambaudi bloccato da Ielpo. Al 12esimo Fonseca colpisce di testa Matrecano e si fa espellere dal signor fabbricatore. È la svolta della partita. Gli attacchi del Foggia si susseguono rapidi, a volte anche frenetici. Zona totale e pressing asfissiante. Attaccanti che sono dei signori anche in difesa. Terzini che come codispoti marcano soprattutto i gol. Un portiere deciso a far tutto pur di toccare qualche palla. Al 37esimo, ineluttabilmente, Firicano tocca in aria con la mano un pallone che termina tra i piedi di Roberto Rambo Rambaudi per il gol dell'1-0. In apertura di ripresa, Francescoli stuzzica Mancini inutilmente perché è il Foggia a segnare ancora. Codispoti, bolide senza freni, sfreccia sulla sinistra, Signori gli dà la precedenza e per il numero 3 foggiano è il secondo gol stagionale, quasi identico a quello segnato domenica scorsa a Firenze. L'impotenza del Cagliari è tutta in questo assurdo prolungato balletto di Francescoli, mentre il Foggia dilaga, sprecando anche più del lecito. Petrescu scambia con Baiano, il triangolo si chiude ma è ottuso. Baiano, lanciato da Rambaudi, spreca ancora al 78esimo, ma si rifà 4 minuti dopo. E il 3-0. Nemmeno il gol cagliaritano di Criniti guasta la festa di un Foggia che, come aveva sentenziato in estate il profeta Zeman, non pensa solo alla salvezza. Sì, diciamo che il mister aveva detto che partiamo per vincere ogni partita, come la nostra mentalità. Poi quello che viene è tutto riguadagnato. Io penso però che riuscissimo a tenere una salvezza anticipata, poi tutto quello che viene è riguadagnato per un primo anno in Serie A. Voi avevate pensato al pressing per contrastare il Foggia, ma questo pressing non si è visto. Ma se non mi sbaglio, fino al gol del Foggia, il Foggia non ha fatto un tiro in porta. Sembrava una partita molto equilibrata, poi abbiamo preso gol e logico che dopo si gioca. Noi abbiamo cercato di fare di creare qualche occasione e loro in contropiede, ma mi sembra normalissimo. Zeman, il campo di Foggia porta fortuna alla sua squadra, un esordio interno festeggiato nel migliore dei modi. Ma direi di sì, come risultato, in parte anche come gioco. Direi oggi era importante per noi vincere e anche convincere, nel senso di vittoria meritata, e penso che è stata così. Fonseca, un colpo di testa che il Cagliari ha pagato caro. Sì, senz'altro che ci capita questo momento, quando uno sbaglia, no? Però sì, abbiamo pagato caro per colpa mia. Credo che questo 3-0 è meritato, perché Cagliari con 10 giocatori non poteva fare niente, no? No, forse, sicuramente, perché di questi tempi un uomo non lo può regalare nessuno, non lo si può dare neanche a una squadra di Serie C. Anche perché il Cagliari regalava già altri giocatori. No, anche perché noi venivamo da un infortunio che si chiama di Cappioli e Gaudenzi. Non ci vogliamo nascondere dietro un dito, la squadra come era concentrata, come scesa in campo, a me sembrava nelle condizioni di poter cogliere il risultato positivo. Quindi la lettura della partita va fatta, come diceva dianzi quel signore, va fatta nei primi 12 minuti con l'espulsione e nella seconda mezz'ora dopo l'espulsione, che noi abbiamo fatto un tempo senza soffrire, nonostante avesse un uomo in meno. Una volta subito il gol su un'altra decisione dubbia, perché è dubbia, non si sa se è fallo di mano di Shalimov, se è di Napoli, su un'azione a flipper, subito quel gol in modo balordo, è normale, perdi 2-0, 3 non cambia niente, perché devi cercare di rimontare. Rissosi, diciamo, qualcuno un po' rissoso e nervoso. Sì, le provocazioni ci sono state, sbaglia chi reagisce, perché la calma è la virtù dei forti, no? Chi reagisce non è forte, in questo caso Fonseca non è stato forte.